Ciao a tutti, io sono Dreamlike Moon e vi do il benvenuto al 27esimo episodio della sfida con Sims 4 Rag Storages. Siamo a casa Moondance perché ci tenevo a terminare la settimana appunto con la Rag Storages. Elisanna è già a scuola e intanto, vabbè, vediamo che le altre si sveglino. Magari non andiamo troppo in fretta. Comunque il postino non era in grado di raggiungere la cassetta postale, ma vi ha lanciato dentro la posta. Buona fortuna per estrarla. Sono arrivati i diritti d'autore, meno male, perché ero rimasta con un simoleon, per cui questa cosa mi fa molto piacere. Però bollette di fuoco purtroppo vale solo 301 simoleon. Peccato. Svegliati e andiamo in bagno, perché oggi abbiamo 24 ore per pagare le bollette. Oh, benissimo. Oggi, dicevo, dobbiamo fare come la volta scorsa, ovvero lavorare tantissimo. Prendi la posta. Per riuscire a risollevare i nostri fondi. Allora, Annalisa sta benino, però la lascio dormire. Eva può anche alzarsi e andare in bagno, anche lei, non appena Malene avrà finito, anzi. Ora che Malene va fuori, lei può anche svegliarsi. Fare pipì. Magari vedere se c'è qualcosa da mangiare. Sì. Mangia. Malene ha raccolto tutto dalla cassetta postale. Bene, cosa c'era dentro? Rompi. Perché dovresti rompere la casa delle bambole? Anzi, vai a riparare questa, dato che ci sei. Ripara. Allora, abbiamo ottenuto un giocattolo, penso che sia il regalo di compleanno da parte di Akira per Elisanna, o da parte di Ver per Annalisa, e poi abbiamo le bollette, paga. Poi oggi appunto volevo andare al parco, tra le altre cose, per vendere queste sculture. Mi sembrava che fossero di più. No, forse me lo sto solo immaginando. Vabbè, crea qualcosa di qualità eccellente, benissimo. Però prima scrivi qualcosa, scrivi, facciamo una biografia, ma sì, dai, proviamo, tanto per cambiare un po'. Oh, lei è a disagio, poverina, non sono riuscita a farla mangiare e non sono neanche riuscita a farle mettere il pranzo al sacco nell'inventario. La storia di nonna Raymond e dei biscotti, no? No, no. La storia di Daichi Yamamoto e dei libri. Leggeva 3 pagine per volta e lo riponeva. Il peggior bibliotecario di sempre. Ovviamente. Di cos'altro potrà parlare Malene, se non male di Daichi. La sua prima biografia, una biografia negativa su Daichi Yamamoto, e lei se la ride, va bene. Devo guardare un po' di TV. Vabbè, intanto, non guardare la TV, dato che sei abbastanza bene. Il suo quasi ex è qua fuori. Spruzza l'insetticida a tutte le piante, raccogli tutto e poi innaffia. Ci sono anche i frutti del drago. Ottimo. Le more purtroppo non sono ancora cresciute. Pazienza. Così mentre aspettiamo che Elisanna torni da scuola, noi facciamo le solite, insomma, le cose che dobbiamo fare. E appunto ci occupiamo di lavorare un po', di risollevare Annalisa e poi andremo al parco tutte insieme. Anzi, volevo vedere quanto costava, ma soprattutto se potevo portarmelo dietro, il tavolo per la vendita. Tavolo non so come si chiama, lasciatemelo cercare un attimo. Ecco qua, penso che sia questo, negozio di strada, vieni a prendertelo. Tra l'altro non l'ho trovato... Cos'è? Negozio di strada?
In altre attività e abilità? Ah, qua? Ma io ho cercato qua. Vabbè, l'importante è averlo trovato, poi poco importa. Qualcosa che richiami le sculture? Ah, e ovviamente dovremo vendere anche per ripagarci il tavolo. Ovviamente. Però non sono sicura di poterlo mettere nell'inventario. Sì? Beh, magari non in quello di Annalisa, ma in quello di Malene. Benissimo. Allora, abbiamo il nostro tavolo e poi magari forse riusciamo a preparare un'altra scultura prima di andare, anzi no, dubito fortemente. Te stai bene? Vediamo Annalisa come se la cava. Potrei portarle da mangiare su. Apri. Non c'è più niente. No, c'è solo questo. Allora, fai così. Tu smettila. Cucina. Volevo farle tirare fuori un pasto veloce. Scusate. Fai un pasto veloce. I biscotti. C'è il telefono che squilla. Ah, festa di compleanno di Ver. No, grazie, dobbiamo lavorare. Mi dispiace, ma mi sa che Eva e Ver sono destinati a non avere più chissà quale legame. Non perché gli voglia male, però perché Eva è un po' un uccel di bosco. Mangia questo. No, in pacchetta. Ah no, spacchetta, sì, ok. Per cui altre scelte, apri e portiamo i biscotti a Annalisa. Svegliati. Più che altro, Eva si è messa con Ver perché voleva copiare la cugina, come ben sapete. Quindi, sì, è innamorata, ma fino a un certo punto. Ce la fai? Adorabile, poi nella sua cameretta nuova. Ma buoni biscotti? Ne vorrei uno anch'io. Tè è quasi finito. Oh, questo lo pulisco io. Anzi, apri e tiriamo fuori anche questo. Tu Eva, hai quasi finito, brava. Vediamo se riusciamo a vendere qualcosa. O vendiamo, magari, vediamo se riusciamo a venderli al parco. Più che altro i frutti del drago, non tanto il resto. Te hai finito, ottimo. Allora, fai. Oh, ho bisogno di uscire un po' di casa. No. Costruisci una scultura. Fai. Boscaiolo. Lei ha quasi finito di mangiare, vorrebbe giocare a un gioco per tablet, ok? E ballare al ritmo della musica. Beh, il gioco per tablet possiamo anche farlo. Però no, hai bisogno di immaginazione presto, per cui gioca con le bambole che è più facile, più veloce anche. Energica? Oh, zucchero, zucchero, zucchero. No, poi avrà un crollo ipoglicemico e si metterà a fare storie. Vabbè. Livello 7 di manualità. Ora Malene può aggiornare oggetti idraulici. Idraulici a velocità doppia. Può anche eseguire aggiornamenti avanzati degli oggetti da cucina. Bene. Ce la fai o ti stai. È tutt'una con l'albero. È proprio. Cosa c'è? Cosa c'è? Guarda. Guarda. Va bene. Beh, in effetti non hai bisogno di molto. Livello 2 di immaginazione. Oh, il che significa che se andiamo al parco, ora può immaginare di essere nello spazio profondo o su una nave pirata. Te potresti, a dire il vero, fare niente, perché ormai
Elisanna sta per tornare da scuola. Tu hai finito? Sì? Benissimo. Però mi sa che non è di qualità eccellente, infatti è normale. Però vabbè, abbiamo le nostre belle cose nell'inventario e potremo venderle, sperando anche di recuperare i soldi del tavolo, perché effettivamente 400 non è poco. Bene, allora, attendiamo che Elisanna deve invitare a casa propria la compagna di classe Roberta. E va bene, magari viene al parco con noi, può giocare con noi. Ottimo. Però è stanca, povera. No. Facciamo così, la lascio a casa un po', così si riposa, però noi andiamo. Non leggere. Te, Elisanna, sarai a casa così magari dormi un po' e noi andiamo e ci vediamo al parco. Siamo al parco di Willow Creek. Vai all'asilo? Perché dovresti andare all'asilo? Spiegami. No, no. Te resti con noi. Perché all'asilo? Vabbè, lei sì, si sta prendendo cura di se stessa. Spero che stia dormendo. Sì, sta dormendo, bene. Non so quanto possa dormire con l'amica a casa, però vabbè. Allora, speriamo che arrivi un po' più gente. Così iniziamo la vendita per strada. Dopo ricordiamoci di prendercelo anche. Ah no, giusto. Visualizzo l'inventario. Ah, l'avevo già trascinato. Ok, va benissimo. Questo no, vabbè, lo lasciamo alle bambine, dai. Per fighe selvagge del cuore. Possiamo vendere anche questo, sì, dai. Così, giusto per. Va bene. Visualizza l'inventario. Ok, ci trasciniamo anche i frutti del drago. Tutti? Ma no, qualcuno. Uno, due. Ah, però, valgono 59 l'uno. Vabbè, no, magari non troppi. Non, no. No, no, facciamo un paio per volta, dai, se no le sculture non le vendo più. Ok. Benissimo. Allora, tu riempi il tavolo. Tu te ne vai a pescare intanto e te puoi giocare qua. Nella fattispecie, fantastica, fantastica il relitto di una nave pirata. E adesso è furente. Zucchero subito! Ciò che sale deve scendere. Al momento lo zucchero è finito e la discesa è a precipizio. E sì, lo so. Si chiama picco glicemico. No, 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 non cantare, occupati del tavolo. No, 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 no. A dire il vero, la volevo dall'altra parte. Vabbè, tu vendi. C'è qualcuno? Qualcuno interessato? Ho un bellissimo cavallino, dei coltelli, una scultura di elefante, una di drago, due frutti del drago, anzi, drago, frutti del drago. E un bellissimo libro rosa che mia cugina ha letto 10.000 volte e io sono stufa di vederlo girare per casa, quindi ve lo vendo. Questa mi sa tanto che è esatto, una delle bambine che ho inserito nel quartiere e, tra parentesi, è la figlia di J. Huntington III. Eva ha preso una ciprinide. Andiamo a vedere lei come se la cava. Oh, amore! No, bellissimi questi pesci. Raggiunto il livello di pesca 2. E va bene, puoi anche fantasticare il porto spaziale. Controllo emotivo, perché?
fa i capricci. Ah, vabbè, sì, perché è furente in questo momento. E vorrebbe chiedere a Eva del cibo. Non ho capito perché quando sono furenti vogliono chiedere da mangiare. Vabbè. Fa lo stesso. Tu basta pescare, vai a raccogliere qualcosa se c'è qualcosa da raccogliere. No, pare di no. Questo? Bah. Qua. Qua ci sono delle pietre da scavare. Scava. Anche qua si può andare, davvero? Ce la fai, darai? Ce la farai ad arrampicarti qua? Sì, no, basta. Raccogli. No, ci sono anche dei bambini tristi. Ah, Elena Alberghini è la terza figlia degli Alberghini. Ma perché è triste, poverina? Vabbè. E lui è Nelson Landgrab, il figlio di Malcolm, nipote di Nancy e Geoffrey. Ho creato un sacco di bambini. John Fries è uno dei figli delle sorelle Fries. O Zinoglio. Va bene. Te stai meglio? Sì, allora potresti venire qua. Porta qui Elisanna Mullins. Bene, potresti fare amicizia con Jessica. Presentazione divertente e poi partecipa a un'avventura di pirati. Te stai vendendo qualcosa? No, eh? Non c'è abbastanza gente. Capsula. Ma lei non gioca più? Vieni qua. Sono anche vestito uguali. Che fantasia che ho. Chiacchiera, ma potete giocare insieme. Gioca come pirata. Lei cosa sta facendo, tra l'altro? Sguazza dentro. No, mi dispiace. Però potresti andartene un po' in giro. Togliti i vestiti, no. Altre scelte? Vaga. Vaga in giro. Va, non parlare con gli estranei, per favore. Te stai guardando tua figlia. Potresti anche prenderle qualcosa da mangiare. Ma no, in realtà no, non ha tanta fame. Allora, sai che ti dico, torna a pescare, vai a pesca. Lei sta vagando, sì. Allora, facciamo così. Azioni, no. Dove sei? Bah, 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 sei una puzzolina, sei, altro che. Vaga ancora. Ma lei sta giocando? Tunisci? Jessica, invita Jessica a giocare come pirata. Tra l'altro sta sviluppando l'abilità motoria. Oggi proprio non riusciamo a vendere nulla. Molto male. La vendita, sono scema io. Oh, santo cielo, cosa è successo? Tesa, bebè che piange. Oh. Allora, sentite, fatemi un favore. Al momento il sim non può andare in. Ah, perché c'è un evento sociale, sociale, un evento in corso. Oh, scusami, Malene, sono scema io. Oh, forse arriva un po' di gente. È triste perché puzza, sì, ha ragione. Facciamo così. Lei sì, si sta arrangiando. Allora, io direi che in un bagno potrei metterci la vasca perché non servono 500 miliardi di water, giusto? Idraulica. Ci sono rimasta malissimo per Malene, povera. Mi dispiace. Sì, perché no?
Va bene, adesso dovremmo avere tutto per i bebè, anzi. No, no, volevo prendere il seggiolone, ma mi sa che non ci serve. Tu non pescare. Fai il bagno a Annalisa. Vediamo se riusciamo. Sì, volevo proprio quello. Era balbetta per lei. Fai il bagno a Annalisa. Girl Pando? Ah, Samzo. Oh, Stiamo vedendo the qualcosa. pound! Ah, adesso Oh, sì, he's adesso making sì. Adesso noise. Oh, ci ship. siamo. Riff a boy. Salvo, she won't Oh, leave abbiamo him or venduto she won't. qualcosa. Oh, Lampima. Non ho capito cosa. Sicuramente è la cosa meno costosa, però aumenta i prezzi. Come 0%? Yeah, but pilpin. Facciamo del Tibu 50%. Non chiacchierare. Te stai facendo il bagno a tua figlia, no? Non glielo stai facendo? Ma porca miseria, ecco perché. Tolgo un altro water. Per favore, lasciatemi fare il bagno a questa povera crista. Eh? Fai un bagno a Annalisa. Lei sta mangiando molto bene. Dopodiché potrebbe anche fare i compiti. Intanto la lascio finire di mangiare. Poverina, è tristissima perché puzza. Boh. Cosa c'è ancora? Cosa c'è? Non dirmi che anche lui sta andando a farsi un bagno, perché non ci credo. Non ci credo! Non è possibile! Ah, Malene, sbrigati. Magari la prossima volta stiamo a casa a venderle queste cose, non andiamo al parco. Perché ci sta causando un sacco di problemi. Sì, vabbè, dai, vai a giocare, poi i compiti li faremo a casa. Tu potresti fare qualcosa di utile per la famiglia, tipo andare a pescare e darti da fare come sta facendo Malene. Molto bene, stiamo vendendo praticamente tutto. Abbiamo anche quasi raggiunto questo. Cioè, abbiamo quasi completato questa pietra miliare. Molto bene. Abbiamo quasi finito. Dai, tenete duro. Dai, poverina. Ah! Dal prossimo episodio vedo se comincio a concentrarmi di più su di lei. Per esempio, vabbè, sì, sulle sue abilità, non mi veniva il termine, e anche lei. Anche lei perché abbraccia. No, non, capisco che vuoi bene a tua madre, però non è il momento. E anche ad andare avanti con la sua aspirazione. Va bene, suona strumenti, oh mamma mia. Povera. È stanca e puzza. Facciamo così. Terminiamo la vendita. Terminare in anticipo, sì. Ci riprendiamo tutto. Siamo chiusi. Ma non possiamo più riprenderci il tavolo? Libera, libera il tavolo. È mio questo tavolo, ragazzi. Voglio riprendermelo. Metti nell'inventario. Lo so, lo so, lo so. Niente, è stata troppo intensa come giornata. Andiamo a casa.
Eccoci tornati a casa, ho anche allestito un mini bagno dove poter fare il bagno ad Annalisa, perché al piano terra non abbiamo una vasca da bagno, per cui ho detto vabbè, ne approfitto per allestire un bagno un po' più, cioè il bagno anche al piano di sopra. Te sì, dovresti, cioè potresti dormire in effetti, però devi anche fare i compiti, per cui fai i compiti. Tu no, non rompi proprio niente, niente. Magari è stata proprio lei a rompere la casa delle bambole un'altra volta. Ti prego. Perché dovresti? Perché tesa? Non andare a leggere. Giuro che li vendo tutti quei libri, eh. Anzi, vai. Genitorialità. Incoraggia il comportamento recente. Incoraggia a fare i compiti. Dopodiché, aiuta a fare i compiti. Vabbè, non la capisco, Malene. Questo io lo metterei direttamente in giardino, cioè in giardino di fronte a casa, perché tanto qua non ce ne facciamo nulla. Qua. Cioè nell'inventario non ce ne facciamo nulla e le prossime vendite le faccio qua a casa, non al parco. Allora, il giocattolo lo mettiamo in camera di Elisanna. Penso che sia suo, magari no. Magari mi sbaglio. Compiti finiti. Che straveloce. Brava. Allora, genitorialità. Sprona. Ah, lavorare su un progetto scolastico, è vero. Dovevo anche fare il progetto scolastico. Perché hai un bicchiere d'acqua nell'inventario? Ok, lo sta facendo però attentamente, benissimo. Oh, lei per fortuna si sta andando a letto da sola. Controlli bebè, non hai bisogno di controllarla, si sta arrangiando. Fai pipì come una campionessa, potresti farti un bagno anche tu. Fai il bagno con la schiuma. Brava, brava. E tu? Distruzione di casa, è felice? Alcuni sì, ma non assistere alla distruzione sregolata e pretenderla. Ma te sei matta. Se Lisanna lo scopre, ripara. Poi usa. E poi puoi anche divertirti magari con qualcosa. Tipo un canale di cucina. Poverina, non ce la fa più. Il suo progetto ovviamente. Sì, è finito forse. Oh, è finito. No, non è finito. Infatti dicevo, dov'è il vulcano? Non è finito. Vabbè, perché dovresti fare un pisolino? Allora, facciamo le cose con ordine. Prima si va in bagno, anzi no, c'hai ragione. Si va a letto a dormire, poi vabbè, più tardi magari la farò svegliare. Luci automatiche, tutte le luci. Te ti stai divertendo un po'? Adesso sì. Se facessi così invece, porto la casa delle bambole su di sopra e chiudo la porta a chiave. Vediamo di riorganizzare un attimo le cose. Sì, potrebbe andare. No, vabbè, lo lascio qua. Ok. Ah, poi volevo vedere, scusate, l'ultima volta e poi giuro che la smetto. C'era un letto bellissimo che volevo dare ad Elisanna. Bambini. Letti che sinceramente non avevo mai visto prima. Forse questo? Sì, è questo. Cioè, è
Adorabile. Ah, non posso permettermelo. Quanto costa? Sì che posso permettermelo. Ah, dopo lo cambio. Cioè, è bellissimo. È stupendo. Te è quasi finito. È anche abbastanza tardi, per cui io direi che potrebbero andare tutte quante a dormire. Dormi. Ah no, non posso chiudere la camera di Elisanna. Eh no, perché non c'è una porta tecnicamente. Niente. Allora non la chiudo. Vediamo di vendere quello che possiamo vendere. Te avresti anche fame. Vabbè, guardati un po' il canale di cucina. Vediamo di vendere nel frattempo quello che ci è rimasto, quello che abbiamo nell'inventario. Pesce rosso. Tanti pesci. Carote. Capsule del tempo le vendo così come sono. Questo mi piace tanto come pesce, però no, questo può tenerlo lei. I frutti del drago, 2000 simone. Qualsiasi cosa sia questa cosa qua. Le fragole e i limoni. Limoni ho detto, grazie. Bene, direi che con le finanze ci siamo. Ci siamo più che altro per completare la casa, per cui io lo farei subito prima di concludere il tutto. Andiamo su e diamo un po' di colore alle pareti, perché sì, è il caso di farlo. Ok e ok. E dovremmo esserci. No, qua manca. Va bene, qua invece avevo detto che avrei fatto una cosa di questo tipo. Può starci? Magari se qua... Sì. E poi... Queste cose qua, no. Meglio di no. Deve esserci qualcosa da mettere come tipo colonne ma finte. Le cerco un secondo. Niente, alla fine mi sa che erano proprio le colonne che volevo. Vediamo se riusciamo a ruotare questa. Magari se mi dà l'angolazione giusta, eh. Ma no, perché succedono queste cose? Ah, vediamo di avvicinarci un attimo. Volevo solo ruotarla. Sì, no. Ah, accidenti. Ah, ma sì, è perché questo è storto. Adesso ho capito. Cioè, è storto, è diagonale. Niente, allora facciamo così. Usiamo un po' di cheat e ci arrangiamo. No, non è proprio possibile. Perché sì, se lo metto qua è un altro discorso, però qua me lo fa per forza in diagonale. No, ma solo lì non mi piace. No, volevo togliere quell'altro, questo qua. E allora niente, mi sa che facciamo così. E così. E poi vabbè, sopra è spezzato di suo. Forse. Non lo so. Ci penserò comunque, vabbè, abbiamo tempo. Non capisco perché questo sembra di un altro colore, ma sarà l'effetto della luce. Non lo so. Vabbè, allora... Mando anche Malene a dormire, dormi. Te mi fai la pipì prima di fartela addosso, così ti cambio anche il letto. Non ci sono mostri, dai. Veloce, vai a fare la pipì.
Bene, io direi che per oggi è tutto, perché è stata una puntata anche abbastanza lunga. Io vi ringrazio per l'attenzione, seguitemi su Facebook dove ho una nuova pagina e seguitemi, vabbè, qua su YouTube se siete nuovi. Vai a farla, porca miseria. Sì, brava. Vi prego, per pietà. Dormi. Vabbè, stavo dicendo, iscrivetevi se siete nuovi, lasciatemi un commento e mi piace se il video vi è piaciuto. Vi invito a guardare i canali di Drago Anonimo Invisibile, Valuccia Sims e Rorycraft, perché anche loro fanno gameplay e vi consiglio assolutamente di andare a vedere i loro canali. Vi ringrazio di nuovo tantissimo per avermi seguita fin qua e non mi resta altro che darvi appuntamento al prossimo video e augurarvi una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!